inviati nel mondo come discepoli e testimoni della misericordia di Dio, forti dell'esperienza di una giornata mondiale della gioventù che comincia oggi e continua domani a casa, perché è lì che Gesù vuole incontrarti d'ora in poi e che il suo Vangelo sia il tuo navigatore sulle strade della vita. Sono i giovani della GMG 2016 di Cracovia, quasi 2 milioni alla messa di chiusura al Campus Misericordie, molti dei quali hanno dormito con un tetto di stelle sulla grande spianata di Velička. Papa Francesco li ha idealmente abbracciati dalla papamobile prima di spezzare per loro il pane della parola di Dio, l'incontro tra Gesù e Zaccheo. Un incontro che cambia la vita del pubblicano, minacciato però da alcuni ostacoli che sono significativi anche per i giovani. Prima la bassa statura, come i giovani che si tengono lontani da Gesù perché non si sentono all'altezza per peccati o errori. Ma Dio conta su di te per quello che sei, ha spiegato il pontefice. Tu sei importante. Non richiudiamoci nelle nostre tristezze, rimuginando sui torti ricevuti, perché il Signore ci attende sempre con speranza. È il tempo per amare ed essere amati. Poi l'ostacolo della vergogna paralizzante, che Zaccheo vince rischiando, mettendosi in gioco, che è il segreto della gioia, perché la vita non va chiusa in un cassetto. Infine l'ostacolo della folla mormorante, che lo blocca e lo critica. Ma Dio, ha detto ancora il Papa, ci invita ad essere più forti del male, amando tutti, persino i nemici. Non scoraggiatevi se rideranno di voi, vi giudicheranno sognatori perché credete nella forza mite e umile della misericordia e credete in una nuova umanità che non accetta l'odio tra i popoli e non vede i confini dei paesi come delle barriere. Con le vostre braccia aperte predicate speranza. Con lo sguardo di Gesù su di voi, che va oltre i difetti e vede la persona, voi potete lottare pacificamente per l'onestà e la giustizia. Diffidate delle liturgie mondane dell'apparire, ha concluso Francesco, e installate bene la connessione più stabile, quella di un cuore che vede e trasmette il bene senza stancarsi. Dopo la comunione, il pontefice ha consegnato ad alcuni giovani una lampada, segno della luce di Cristo. Prima della celebrazione conclusiva della GMG 2016, il Papa ha visitato due case della Caritas di Cracovia, realizzate come opere di misericordia in occasione della giornata e dell'anno santo e destinate all'accoglienza di poveri e anziani in difficoltà.